Innsbruck città. Cominciamo il nostro giro dall'Arco di Trionfo alle mie spalle per poi proseguire dritti nella parte antica della città. L'aeroporto è praticamente in città e gli aerei ti passano sopra, è abbastanza incredibile. Comunque questa è la sede del Parlamento. Aspetta, il getto deve venire un po' verso di noi. Aspetta. Guarda che si lava, C'ha ragione mia sorella. Comunque, piccole chicche, siamo nel cuore della città vecchia, più o meno qui nel centro storico della città. Tutti i palazzi risalgono a circa la metà del 1500, in particolare uno dei simboli più famosi di Innsbruck, e quello alle mie spalle, è il tettuccio d'oro, commissionato dall'imperatore Massimiliano I per celebrare le sue nozze con Bianca Maria Sforza. Sono più di 2600 tessere di bronzo. Facce stravolte da due giorni di città, ieri Monaco di Baviera, oggi Innsbruck. Abbiamo deciso di fare una bella passeggiata rilassante lungo il torrente che passa sotto casa nostra e vi facciamo dare un'occhiata. In pratica la Casa Bianca in alto, là al centro, proprio sopra le pecore che stanno pascolando, è la nostra casa. Proseguendo invece verso la discesa abbiamo il piccolo paese di Gries. Percorso Kneipp, ah, freschissimo. Il dondolo in mezzo al bosco, accompagnato dal rumore del ruscello che scorre accanto, credo che sia la cosa più rilassante del mondo.